Pinerolo, mercoledì 21 settembre 2022. Sono davanti al liceo Curie, frequentato da ragazzi e ragazze che quest'anno per la prima volta voteranno non solo per la Camera ma anche per il Senato. Ciao Stefano, grazie per la disponibilità. In quale classe mi porti? In realtà adesso andiamo nei sotterranei. Ok, ah. Lì perché abbiamo più classi che aule. Ti chiamate? Emanuele. Febe. Valeria. Andiamo. Andiamo in biblioteca, va bene? Iniziamo con Emanuele, quanti anni hai? 18. 18 anni, per la prima volta voterai quest'anno evidentemente, sia alla Camera che al Senato. Fino alla scorsa tornata elettorale si poteva votare in Senato dai 25 anni in su. Penso sia un cambiamento e che quindi per accertarsi che una decisione del genere funzioni bisogna prima provare. Uh-huh. E secondo me può essere una cosa funzionante, funzionale alle elezioni, può poi rivelarsi una scelta migliore rispetto a quella di prima. Allora, sinceramente non so se considerarla qualcosa di positivo o negativo. Anche perché penso che la maggior parte dei giovani non siano particolarmente informati, me per prima, e quindi può essere qualcosa di buono se l'informazione viene fatta nel modo giusto. Dove ti sei informato? Come ti stai informando? Attraverso i social, il web, dove, i giornali? Uso molto, prima dibattito in famiglia, poi telegiornali, social molto di meno, non li uso a scopo informativo per le elezioni politiche, uso più internet e poi soprattutto vado anche, oltre a fare ricerche sulle campagne elettorali, tutte le proposte dei vari partiti, anche a fare ricerche sulle persone che poi andranno ad essere candidate, magari anche sul mio territorio. Principalmente ne parlo con i miei genitori e ogni tanto, anche se non si dovrebbe fare a tavola, guardiamo qualche cosa a riguardo. Certo. E ogni tanto ammetto che guardo qualche video su YouTube, magari anche un po' ironico, perché trovo molto più facile capire quel che viene detto rispetto a un telegiornale o a un articolo. Hai le idee chiare? Hai avuto modo di informarti? Come hai raccolto l'informazione e come le stai raccogliendo? Non ho le idee chiare e ho pochissime informazioni, sono un po' inesperta nel campo. Ho provato a chiedere a mio papà, alla mia famiglia, e infatti ci sono stati dei dibattiti a tavola, soprattutto con mia sorella che sta facendo giurisprudenza, quindi ho cercato di chiedere più a lei anche dal punto di vista della struttura, di come appunto funziona il Parlamento, comunque la politica in Italia. E ho cercato di guardare il telegiornale il più possibile, però più lo guardavo e più non capivo, perché appunto le idee che venivano fuori non mi sembravano tanto moderne o comunque non mi prendevano, cioè rimanevo un po'... Quindi c'è tanta confusione, sì. TikTok e Instagram, come li vedi i politici su questi social? Lasciando stare allora... Facebook che da anziani, come no? Allora... Puntualizzo dicendo che io guardo non i politici, ma dei video che criticano o comunque, più che criticano, osservano i programmi o i personaggi. Ah, okay. Quindi per quanto riguarda invece le figure dei politici non li seguo sui social e penso che, non lo so, un politico debba avere una figura di un certo tipo, di un certo rispetto, e secondo me mettersi sui social non è il modo migliore per raggiungere i giovani, nel senso del... No, potrebbe essere il modo giusto, ma per me non funziona tanto. L'essere su TikTok, su Instagram, in questi video, su YouTube, non sono quindi un valore, ma creano ancora più confusione, secondo te? Secondo me... io non sono su TikTok ma ho Instagram e vedo alcuni post dove alcune persone cercano di dire la loro opinione contrastando quella magari di alcuni politici e lì diciamo condivido di più rispetto magari a quello che vedo in televisione, perché secondo me ciò che scrivono è riferito a un pubblico più giovane. E quindi diciamo riesco a capirlo di più, a condividere di più il pensiero, mentre magari quando guardo il telegiornale o magari chiedo spiegazioni faccio più fatica. In questa tornata elettorale segna un po' tante prime volte, anche quella dei politici su TikTok.
Penso che non ci sia niente di male, dipende tutto da in che modo si fa. TikTok è sicuramente un modo per raggiungere più velocemente i giovani, ma se si fa in, quasi prendendo in giro il social e i giovani che lo usano, allora è una cosa che non può funzionare, perché è un mezzo di comunicazione come un altro. Certo. Visto che vai anche sui social, su YouTube, che cosa ne pensi di quei video dei candidati o delle candidate che vanno a denigrare l'avversario politico? Pensi che sia un valore questo oppure no? Secondo me no, nel senso che se si ha il bisogno di penalizzare qualcun altro, vuol dire che non si ha un qualcosa di forte, che bisogna puntare sul mettere in cattiva luce gli altri per mettersi in una buona posizione, okay. Che quindi è un sintomo un po' di debolezza forse. Ti senti rappresentato dai politici e dalle politiche che si candidano? Al momento la vedo molto difficile, nel senso che essendo le mie prime elezioni non ho molta esperienza, ma cerco anche in famiglia di documentarmi molto e guardandomi intorno, guardando tutto, cercando anche abbastanza a fondo, non trovo nessun partito, nessuna figura politica, nessun politico che trovo mi rappresenti pienamente, ma non penso sia così grave come cosa, perché essendoci una scelta abbastanza vasta, penso sia anche facile poi scegliere chi votare, chi mi rappresenta di più e non totalmente. Tu hai idea di cosa votare? Siamo quasi agli sgoccioli. Allora, diciamo che voterò un po' per esclusione, per chi sarà il meno peggio secondo i miei secondo criteri e secondo anche un po' l'influenza dei miei genitori che mi hanno, diciamo, un po' indirizzata su cosa potrebbe essere appunto meno peggio. Hai idea di chi o cosa votare? Non voglio sapere cosa o chi, però sì o no? Ho un'idea perché ho chiesto a mio papà, però non è proprio mia l'idea. Al momento non ho una convinzione proprio precisa, ho idea di chi votare, so chi votare perché anche io sono un po' andato per esclusione, ma anche ho trovato la cosa in cui mi riconosco di più. Diciamo che parlando più in termini generali, confrontandomi con i miei coetanei, ho visto che c'è più un'idea di chi non votare di sicuro piuttosto che di chi votare, perché non c'è una convinzione profonda, ma c'è più un'esperienza passata che ci insegna come si comportano certi politici. A scuola studiate educazione civica? Vengono affrontati questi discorsi con i vostri docenti? Avete modo di confrontarvi? Specialmente con italiano direi di sì, abbiamo educazione civica, però diciamo l'anno scorso abbiamo fatto più, ad esempio, abbiamo trattato temi, ad esempio il riscaldamento globale, la deforestazione, questi temi qua, quindi non parliamo tanto di politica, però a scuola come materia non abbiamo diritto, quindi non possiamo trattare proprio il tema della politica, come funziona la struttura, per questo penso che non sono stata ben informata durante il mio percorso educativo, però ad esempio in italiano a volte parliamo di questi tramite appunto giornali. Tre ragazzi di questa quinta hanno espresso dei concetti e dei pensieri molto interessanti. Volevo anche un tuo parere come docente, quanto è importante prendere del tempo e strapparlo tra virgolette al programma? So che avete delle scadenze, so che l'obiettivo è quello della fine dell'anno. Quanto è importante secondo te come uomo, come docente, come formatore, dare anche spazio al pensiero e al confronto su temi come le lezioni? È importantissimo. In realtà io la vedo non esattamente come hai descritta tu, nel senso che insegno una materia, cioè la letteratura, italiano, che per sua natura conduce a parlare del presente. Più in generale siamo lì continuamente che parliamo di lavoro, parliamo di identità, parliamo di società e quindi parliamo di politica. E quindi parliamo di politica di quotidiano, evidentemente. Esattamente. Okay. Come li vedi i ragazzi e le ragazze come insegnanti? Allora, io vedo due cose, generalizzo, Sì. Poi ovviamente dipende chiaro, dai stiamo casi. Generalizzando. Però vedo due cose, cioè una grandissima disponibilità e curiosità, voglia di imparare decisamente, un'apertura mentale, e dall'altra parte, con giudizio politico, sono un po' troppo obbedienti.
cioè sono un po' troppo conformisti e un po' troppo rispettosi dell'autorità, che per carità va bene, non mi piace avere la giungla in classe, però non hanno un pensiero la loro, capacità di essere critici non è grandissima. D'altra parte questo non è un problema loro, è un problema della società, degli adulti prima di tutto.